Di solito parliamo di romanzi, lo sapete, qui però ho voluto fare un'eccezione perché ci sono di mezzo un paio di ritratti del tutto sconosciuti, molto probabilmente attribuibili al grande pittore Hayez, tanto caro ai milanesi e alla loro storia. Questi sono custoditi in una cascina di famiglia insieme a un ritrovato carteggio garibaldino e da brava studiosa Maria Paola Zanoboni non si è lasciata sfuggire l'occasione per raccontare questa storia. La signora in abito da lutto, Rosa Novi, imprenditrice e finanziatrice del Risorgimento nella Milano di metà 800. Dico e ripeto che non è un romanzo e nemmeno una vicenda romanzata, però non è neanche proprio un saggio. Non lo so, è una via di mezzo, un compromesso tra le due cose, che quindi si legge tranquillamente anche se non si è né topi di biblioteca né topi d'archivio, come invece sono io, come è la Maria Paola Zanaboni, che è per l'appunto la studiosa che si è ritrovata per le mani i due probabili Hayez e soprattutto che si è ritrovata per le mani tutti quei carteggi così interessanti. Tornando ad Hayez, il più bello dei due ritratti è quello che è qui riprodotto in copertina e che dà il titolo al libro, edito da Jouvence nella collana Historica, La signora in abito da lutto. Dicevamo che è una via di mezzo tra il saggio storico e, data la quantità di note a piè di pagina e di appendici documentarie, appartiene di diritto a questa categoria, e una narrazione generica, diciamo, una narrazione agile che l'inserzione della corrispondenza di famiglia, rende più vera, fa toccare con mano, fa assaporare molti lati umani di quelli che possiamo allargarci a definire i personaggi di questa storia, anche se sono il serio oggetto di una seria trattazione di rigore scientifico. Non me ne voglia l'autrice, ma consiglio per i non addetti ai lavori: se non vi interessano le note, saltatele senza alcuna remora, perché così vi godete lo stesso la storia, però non fatevene spaventare, perché sarebbe un peccato. Dicevo del carteggio, anzi dei carteggi, perché alla fine è questo insieme di corrispondenza ciò che dà lo spunto per scrivere. E scrivere usando la corrispondenza, cioè usando delle lettere e frammezzandole al testo, ha un fascino tutto particolare. Io mi sarei allargata ancora di più, e suggerisco vivamente all'autrice di scriverci un romanzo in stile La saga dei Florio, però questo lo deve decidere lei. Leggendolo, in effetti, viene voglia di saperne di più, o meglio di immaginare di più, di potersi calare meglio nelle pieghe della storia, in maniera più profonda nelle vicende dei personaggi, per lasciarsene coinvolgere a un livello più profondo, perché ci sono ingredienti mica male. Ci sono i carteggi, l'abbiamo già detto, c'è il garibaldino di famiglia. Ci sono fiorenti attività commerciali, le loro vicende, c'è la polizia austriaca, c'è l'ospitalità data rischiando a dei patrioti, c'è la spedizione dei Mille, ci sono viaggi, ci sono fughe, c'è un po' di tutto. E poi c'è Hayez che sicuramente ritrasse un bimbo morto piccolo dei coniugi dei due ritrattoni. Questo disegno era firmato. Quindi sicuramente il disegno era suo, ma che poi fu venduto a un certo punto e se ne sono perse le tracce. Nel libro se ne parla poco di Hayez, però la sua presenza si sente, aleggia, o forse per la copertina, o forse perché mi è stata raccontata la faccenda più in dettaglio. Però c'è. E poi c'è Milano, che con la scusa di illustrare commerci e attività varie, la Zanoboni finisce per raccontare la Milano di allora attraverso molti dettagli, grandi, piccoli, maggiori, minori, che però danno il sapore della verosimiglianza. Io credo che un libro così si possa leggere anche se non si è storici di professione. Anzi, forse è l'occasione per familiarizzare con un diverso modo di scrivere, per infilare la testa dietro a quello che sembra il pesante tendone della storia, invece è solo uno schermo, dietro al quale si celano le vicende di uomini e di donne che semplicemente hanno vissuto in un altro secolo. Alla prossima storia.